torna a crescere in Italia la popolazione straniera. I dati: al 1 gennaio 2022 ci sono 5.193.000 immigrati regolarmente residenti. In grande prevalenza vivono nelle regioni del centro-nord, Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Veneto. Il 20% è romeno, seguono albanesi 8,4%, marocchini 8,3%, cinesi 6,4% e ucraini 4,6%. A fianco a questi ci sono i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno, sono oltre 4 milioni e in gran prevalenza sono in Italia per motivi di lavoro. Questi due aspetti ci dicono che il nostro è un paese proiettato verso un'immigrazione vivace e multietnica che rappresenta una grande opportunità per il nostro futuro. Sono un'opportunità per noi, sono un'opportunità perché noi possiamo cambiare e costruire un futuro nuovo che non può che essere inclusivo. I ragazzi stranieri in Italia sono oltre 1 milione e di questi il 22% ha acquisito la cittadinanza italiana, gli altri invece sono nati in Italia. Se a questi si sommano i nati all'estero arriviamo al 13% del totale della popolazione residente in Italia con meno di 18 anni. Rispetto appunto alla fascia d'età dei 65 anni, tra la popolazione straniera circa 3 o 4 minori ogni 65enne, mentre per gli italiani neanche uno. Tra gli aspetti che preoccupano c'è poi la precarietà del lavoro. Il 70% dei lavoratori migranti sono a tempo determinato, hanno un contratto precario, solo il 10% hanno un tempo determinato.